Questo era un campo che era un campo storico di Napoli che ormai versava in condizioni di abbandono perché c'era un canestro che era completamente divelto, l'altro che era semidanneggiato e quindi ci fa piacere poter ridar vita a un campo bello come questo e do tanti meriti anche ai ragazzi del campo di Monte Donzelli che hanno fatto una colletta per ripitturare il campo e renderlo così bello e gradevole come è adesso. Prosegue l'iniziativa benefica Un canestro per amico promossa dall'associazione Charlatans Basket Napoli e dalla Onlus Dare Futuro in collaborazione con il Comune. Questa mattina al Vomero in via dell'Erba sono stati inaugurati due nuovi canestri alla presenza della squadra Cuore Napoli Basket che rappresenterà la città nel campionato di Serie A2. Ho sempre giocato in altre zone della città, però questo è anche raggiungibile molto facilmente con la metropolitana, quindi sicuramente i miei gemelli penso in futuro verranno qua. All'iniziativa sono intervenuti numerosi protagonisti del basket campano e nazionale. Noi siamo partiti con l'idea di fare questo progetto perché ci fa piacere pensare che i ragazzi possano ritrovare dei posti dove ritrovarsi, aggregarsi, fare nuove amicizie e giocare a pallacanestro, un po' come è stato per noi quando eravamo noi ragazzi, adesso chiaramente è passato quel tempo. E Napoli da questo punto di vista aveva molte carenze e stiamo cercando di metterne uno in ogni municipalità, anche a Pozzuoli, in modo tale da dare la possibilità veramente di poter praticare lo sport in maniera libera e gratuita. Siamo contentissimi perché l'obiettivo che era appunto quello di vedere i ragazzi tornare a popolare i playground per adesso è centrato. Non ci fermiamo qua perché la nostra idea è di metterne 20. Quindi stiamo cercando in collaborazione al Comune di Napoli e di Pozzuoli di trovare i posti migliori. Io penso che qua il basket si fa tantissimo, aiuta tanto lo sociale come anche la disciplina, quindi penso che è uno sport molto completo per portare i bambini avanti, fuori dalle strade soprattutto.